Bentornati ragazzi, quest'oggi sfruttando la possibilità che il nostro canale partner Sconti Cina ci ha fornito, canale ovviamente che come al solito è qui sotto in descrizione, vogliamo parlare, anzi vogliamo chiacchierare con voi di un prodotto specifico, ossia questo Vivo X50 Pro, da noi meglio conosciuto come Vivo X51. Ma il discorso verterà anche su chi è Vivo e sul suo sbarco nel nostro paese. Partiamo quindi con delle nozioni sul brand, su chi è Vivo. Vivo è sicuramente uno dei marchi più importanti del tech orientale che insieme ad Oppo, Realme e OnePlus fanno parte di un grande marchio, di una grande azienda che è la BBK Electronics. A proposito di BBK, abbiamo fatto un video un po' di tempo fa che parla proprio di questa azienda. Se vi interessa, scorrete e lo troverete. Insomma, ragazzi, per farla breve, questi prodotti li sanno fare e ci tengono a dimostrarlo. Questo già si capisce iniziando ad osservare la confezione di vendita, che trasmette esattamente lo stile del brand. Quindi una confezione minimal ma ricercata, al cui interno, oltre allo smartphone, troviamo un super caricatore, anche se con presa asiatica, ma ne parleremo dopo, da ben 11 V e 3 A. Il cavo Type-C per la ricarica, un paio di ottimi auricolari con ingresso Type-C, un adattatore Type-C mini jack, perché come vedremo questo Vivo non ha ingresso 3,5 mm per le cuffie ed ovviamente una spilletta per la rimozione del carrello contenente la SIM. Iniziamo dunque ad analizzarne design e materiali. Il device, già al primo sguardo, comunica tutto il suo carattere, ovviamente non lesina dal punto di vista della qualità dei materiali. La variante in nostro possesso è realizzata in una favolosa colorazione denominata Oxygen Blue, che vi restituirà dei meravigliosi riflessi al variare della luce. Anche il frame laterale segue il colore principale, mentre sul retro si scorge sin da subito il rivoluzionario modulo quad camera, situato nella parte sinistra in alto della back cover, in una sorta di cupo con scalino. Il telefono è costituito sul retro da vetro, mentre si trova alluminio sul frame laterale. La costruzione è semplicemente perfetta e non sono presenti imperfezioni di alcun genere. Ma come sta in mano questo Vivo? Considerando che stiamo parlando di un device da circa 6,5 pollici, bisogna considerare che il prodotto tutto sommato si riesce seppur a fatica comunque ad utilizzare ad una mano. Nello specifico la diagonale del display è da 6,56 pollici e ha delle dimensioni pari a 158,46 x 72,8 per 8,04 mm. L'aiuta sicuramente l'impugnatura, i bordi curvi sul lato del display. Da sottolineare poi come il prodotto pesi solo 181,5 grammi. Ed eccoci quindi a parlare proprio del display. Il display è un meraviglioso pannello AMOLED da 6,56 pollici di diagonale. In risoluzione Full HD Plus e da refresh rate variabile che raggiunge massimo i 90 Hz. Si tratta di un pannello decisamente luminoso e da colori tarati in maniera naturale. Anche il sensore per la regolazione automatica risulta sempre preciso e reattivo. Il display presenta un singolo foro in cui viene ospitata la selfie camera. La capsula auricolare invece è implementata nella seppur minima cornice superiore. Ma come gira questo Vivo? Il dispositivo è mosso da un processore Qualcomm Snapdragon 765G, forse il processore più utilizzato in questo fine 2020, assistito da 8 GB di RAM, un Adreno 620 e 256 GB di memoria non espandibile. Durante le diverse giornate di utilizzo, il telefono non ha mai presentato il benché minimo lag o impuntamento di sorta, la navigazione web è ottima. Ottima anche la fluidità del gaming, grazie alla buona GPU. Anche in questo caso i risultati dei benchmark significano molto poco, ma comunque vi allego degli screenshot. Il prodotto presenta un lettore per le impronte digitali sotto al display di ultima generazione, assolutamente preciso e reattivo, sblocca 9 volte, 9,5 volte su 10. Presente anche lo sblocco tramite volto, che seppur in tecnologia 2D e quindi non sicurissimo, risulta decisamente veloce e preciso. Un piccolo accenno al comparto fotografico. E sì, ragazzi, sarà solo un piccolo accenno perché nei prossimi giorni uscirà un vero e proprio focus video fotografico che analizzerà ogni aspetto di questa nuova tecnologia chiamata Gimbal Camera, che promette di farvi dimenticare quegli odiosi scatti mossi. Questo Vivo X50 Pro vede appunto la presenza di una quad camera con intelligenza artificiale posteriore con sensore principale da ben 48 megapixel. Nello specifico, i sensori sono rispettivamente 48 più 13 più 8 più 8. Tralasciando dati tecnici, aperture focali e quant'altro, vi accenniamo appunto come scatta e che risultati si riescono a tirar fuori con questo Vivo. Le foto, in qualsiasi condizione di luce, sia ottimali che scarsa, risultano sicuramente sempre di livello elevato e ricche di dettagli. Ovviamente con meno luce si inizia a percepire il rumore digitale. Molto spesso, anzi, gli scatti comunque sono superiori alla media. Ma questa gimbal camera riesce a fare veramente tanto e quindi attendete il prossimo video. Anche con l'autonomia risulta praticamente inutile parlare di ore di schermo raggiunte, che per la cronaca nel nostro utilizzo hanno sempre superato le 6. Ma comunque vi raccontiamo l'esperienza sul campo.
La batteria è un'ottima unità da 4315 mAh, grazie alla quale riuscirete sempre, senza alcun intoppo, ad arrivare a sera, anche in condizioni di uso super stress. Con un uso medio del dispositivo si può tranquillamente superare la giornata di utilizzo. Presente in ogni caso la nuova ricarica rapida a 33 W, vi basteranno sostanzialmente poco più di 50 minuti per poter ricaricare completamente il terminale. Vivo X50 Pro, nonostante non sia propriamente un prodotto destinato al nostro mercato, implementa quasi tutte le bande utili alle nostre latitudini, unica esclusa la banda 20. La ricezione però, almeno nel nostro caso, è sempre stata ottima sia in esterno che in interno. I nostri test sono stati effettuati con operatore Chiena e non abbiamo mai riscontrato problematiche. Chiena Mobile. Siamo a disposizione per rendere unica e esclusiva la tua esperienza con noi e con i nostri servizi. Anche l'audio in chiamata risulta decisamente pulito e raggiunge un buon volume. Come si evince anche dal nome, il prodotto supporta anche la nuova tecnologia 5G, ma la nostra zona non è coperta dalla rete e quindi non ci è stato possibile testarne la qualità. Ottima anche la connettività to cool, visto che il prodotto implementa un wifi in tecnologia dual band ed un Bluetooth in tecnologia 5.1. Validissimo anche il GPS che aggancia il segnale in pochi secondi e lo mantiene stabile durante la navigazione. Presente il modulo NFC, buono il comparto audio. Qui sono da segnalare due cose fondamentali, una negativa e una positiva. Partiamo con le note dolenti. L'audio del prodotto è di tipo mono, anche se la qualità generale risulta buona. Assente sfortunatamente l'ingresso mini jack per le cuffie, ma presenta un DAC audio dedicato e quindi utilizzando le cuffie di rotazione, o meglio ancora utilizzando l'adattatore in rotazione, magari degli auricolari appunto di livello come questi, potrete veramente godere di un suono di qualità eccelsa. Ed ecco la vera differenza tra questa versione in nostro possesso, ovvero sia Vivo X50 Pro, e la variante che invece è giunta ufficialmente in Italia, ossia quella che prende il nome di Vivo X51, è proprio sulla ROM. Come avete avuto modo di vedere, nella variante per il nostro mercato, il prodotto arriva con una ROM sostanzialmente stock, quindi un Android nudo e crudo, quasi, e con pochissime personalizzazioni. Mentre in questa variante ritroviamo la vera e propria FunTouch OS in versione 10.5 sul base Android 10 e con patch di sicurezza aggiornata ad ottobre 2020. Direte voi, ma come al solito queste versioni però non hanno la lingua italiana, non hanno i servizi Google e invece tutto il contrario. Da anni ormai Vivo implementa la nostra amata lingua su tutti i suoi terminali, anche quelli destinati a mercati stranieri. I servizi Google sono presenti e funzionanti. Da segnalare come al primo avvio siano disabilitati, ma vi basterà andare ovviamente ad abilitare il tutto, quindi poi nessun problema da segnalare. C'è ovviamente da aggiungere che è molto più accurato dal punto di vista grafico la versione orientale appunto della FunTouch, ed è normale che sia così, è molto più ottimizzata, funzionale, include ad esempio anche una dark mode migliore, ma anche un sistema di always on display più completo. Anche la gestione dei consumi e delle temperature è migliore, inoltre è inutile nasconderlo, a noi piace un prodotto che si faccia riconoscere anche nell'utilizzo, e con Android stock i device sembrano davvero tutti uguali. Partiamo col dirvi chiaramente che noi siamo molto felici dell'ingresso di Vivo nel nostro mercato, appunto perché è un'azienda molto valida e con prodotti veramente eccellenti. Ma non possiamo non parlarvi di due cose fondamentali. Questo prodotto nello specifico, al netto di tutto ciò che c'è stato Prime Day, Black Friday, Cyber Monday, eccetera, continua a costare forse un po' troppo, 799 €. Che per carità, per ciò che offre, rapportato al mercato vastissimo di prodotti, diciamo, di questa fascia, di questo prezzo, sicuramente non è sbagliato come prezzo. Il punto è che Vivo è ancora poco conosciuto in Italia, quindi magari un prezzo più aggressivo l'avrebbe fatto apprezzare di più. E il secondo punto, appunto, l'altra nota stonata, è sicuramente la questione della ROM. Era davvero necessario variare, sfruttare il software già in casa, che senza ombra di dubbio sarà già meglio sviluppato e aggiornato? Non sarebbe stato più semplice? Ovviamente noi, visti e considerati comunque tutti questi aspetti, vi consigliamo l'acquisto di Vivo X50 Pro e non di Vivo X51, nonostante sia il medesimo device, proprio da import, perché per l'appunto sul nostro canale partner lo si può trovare a meno di 500 € ed è inutile girarci intorno. In questa fascia di prezzo lui non ha competitors. Ma ora io vi saluto qui. Per questa bellissima chiacchierata su Vivo X50 Pro è tutto. Voi come al solito, se avete qualcosa da chiedere, potete farlo qui sotto nei commenti e sarò lieta di rispondervi. Preparatevi, tra qualche giorno ci sarà un video molto interessante, tutto dedicato alla fotocamera, perché merita, ha tantissime funzioni, tra cui appunto è la prima gimbal camera, e soprattutto vediamo questa modalità superluna e modalità cielo stellato che cosa
sapranno fare. E come al solito vi invito ad iscrivervi ai nostri canali, a seguirci sui nostri social e appunto noi ci vediamo prestissimo.